Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Dopo gli ultimi video, di Perle Pour, con l'utilizzo solo dei colori acrilici, quindi senza lo smalto bianco satinato, mi sono arrivate tantissime richieste. Quindi, oggi dedicherò un video sul colorato. Quindi abbiamo visto il bianco e nero. In realtà, già tempo fa, mesi fa, avevo fatto un video dedicato alla Perle Pour con e senza smalti satinati e avevo fatto questo, quindi vi metterò magari il link diretto per recuperare quel video se vi interessa e avevo fatto questo. Questa è una Perle Pour fatta esclusivamente con colori acrilici mescolati con fluettrol e acqua. Non c'è altro dentro. Quindi l'idea è di riproporre qualcosa del genere, ma lo dedicherò esclusivamente appunto a questa tecnica senza l'utilizzo di smalti satinati. Perché nel video precedente facevo vedere un po' la differenza con e senza. Quindi faremo solo cose colorate, non farò più qualcosa di bianco e nero utilizzando appunto i colori di Amsterdam, utilizzerò dei colori metallizzati economici, utilizzerò questi qua, questi li ho comprati nella catena Teddy, che è una catena, forse ne ho già parlato in un altro video, dove ho presentato anche forse proprio questi colori. Teddy è una catena tedesca che rivende prodotti fabbricati in Cina, quindi costano poco ed è diffusa, essendo tedesca, è diffusa in tutta Europa. In Italia sicuramente è presente in tutte le regioni. E per esempio nella mia regione ce ne sono almeno due o tre per provincia, quindi comunque è molto diffuso e direi che lo è proprio in tutta Europa. Sono colori molto riattivi, brillanti, rimangono brillanti anche asciutti e vedete che questo è da 300 ml, costa 4,55 euro, quindi ci sono tanti colori. Quindi sicuramente utilizzerò questi e credo anche mischierò un po' con questi qua dell'Artix con finitura metallizzata. Li ho comprati di recente, è un marchio che ho scoperto da poco che mi piace veramente tanto. Questo è un marchio spagnolo, ma sempre fabbricato in Cina, per cui non è semplicissimo da trovare, però io lo trovo in un negozio vicino casa, per cui li ho comprati per quello, se no credo non li avrei neanche mai scoperti. Mi piacciono molto. Ne ho un po' in giro, quindi utilizzerò un po' quello e un po' quello. I colori, quindi, li preparerò con una parte di colore e due parti di fluettrol. Io la Perle Pour la preparo con il fluettrol. Esistono tantissimi medium a questo mondo. Potete utilizzare cose specifiche per il pouring, oppure prodotti per la casa come fissativi da muro, come basi neutre che sono nate per la cura del legno, cioè ci sono tante cose che si possono utilizzare. Ma per la Perle Pour io utilizzo esclusivamente il Fluettrol, perché per me ha una resa migliore e mi trovo bene con questo. Quindi una parte di colore, due parti di Fluettrol Ovatrol più acqua. Alla consistenza, al raggiungimento della consistenza desiderata. Per la Perle Pour abbiamo già detto che la consistenza è sottile e quindi niente. Lavoreremo un po' a strati, farò sicuramente una Perle Pour classica colorata, così vediamo un po' come si può fare. Comunque è molto semplice. È una Perle Pour senza l'utilizzo di materiali costosi e proverò a giocare anche un po' con il ring, visto che ultimamente mi diverto con i ring a unire un po' le due cose, proviamo anche in questo caso. Quindi uno o due, insomma, oggi ve li caricherò un paio, direi di riuscire a farli perché preparerò un po' di colori così. Niente, direi che non ho altro da aggiungere. Io vi lascio alla realizzazione del lavoro di oggi e come al solito vi mostrerò alla fine i risultati asciutti.
Buona visione. Eccoci qua, allora per i risultati asciutti, mi dispiace per il video con il ring, purtroppo mi si era bloccata, si è fermata proprio la videocamera, io me ne sono accorta che stavo inclinando, quindi mi sono fermata appena finito, però manca quel pezzo lì. Praticamente ve lo spiego, poi mi sono già riproposta di preparare qualcosa di dedicato con perle e ring senza l'utilizzo di smalti satinati, quindi magari lo rivedremo più nello specifico e un pochino più completo in un altro video. Però vi dico che dove eravate arrivati, no? Ho fatto tutte queste pozzanghere di colore sovrapposte
E poi ho fatto una tazza stratificata con i colori e ho colato sopra il ring. È semplicemente questo, però insomma mi dispiace che quel pezzettino manca. Vi faccio comunque, ero un po' indecisa se mettervelo o no, però l'avevo fatto, mi dispiaceva non riproporlo, anche perché comunque un po' di reazione è venuta e volevo farvela vedere, ecco, quindi ho deciso di caricarlo lo stesso, poi magari lo rivedremo nello specifico in un'altra occasione. Allora, questo è il primo, questo è il primo che abbiamo fatto. Vedete che le perle ci sono, belle colorate. E questo è il secondo che avete visto un po'. E vedete che le perle sono soprattutto su questo lato e un pochino qui mancano, probabilmente qua c'è uno strato di colore un po' più alto, quindi mi ha fatto fatica a passare. O forse l'ho colato troppo giù, insomma, comunque, questo è il secondo lavoro. E niente, vedete che comunque è possibile creare perle anche senza l'utilizzo degli smalti satinati. Le perle ovviamente diventano molto colorate in base ai colori che scegliete. Ed è molto semplice, quindi spero di avervi dato uno spunto per provare qualcosa di nuovo e se è così vi chiedo di lasciare un like al video, per me è importante, a voi non costa nulla e niente, vi do appuntamento col prossimo video, il prossimo argomento e auguro a tutti una buona settimana. Ciao!